conoscitore italiano con il gladiatore di Avanti un altro. Il buon Emanuele Vaccarini, correva l'anno 2011, io mi recai in un parco di testaccio, questo dove il buon Emanuele insieme alla sua, chiamiamola, come assieme al suo gruppo di gladiatori, si recò in loco per inaugurare questo bellissimo parco. Parco, ripeto, ubicato a testaccio, più o meno all'altezza di Piramide, va bene? Fui molto emozionato di vederlo dal vivo. Per chi non lo conosce, lui, vi ricordo, chi conobbe anticamente Giondo 74 all'epoca, molti anni fa, e si dimostrò una persona loquace, divertente, spigliata, intelligente e con me davvero molto rispettoso, perché mi disse: sì, facciamoci una foto insieme. Io gli chiesi: ma ti va di farci una foto? Lui accettò di buon grado questa mia particolare richiesta, assecondò tale richiesta in maniera tranquilla e serena. Ovviamente ero profondamente diverso rispetto ad oggi, guardate come stavo messo qui come voto, scusate la franchezza, mi do uno come voto di bellezza, ok? Uno, non di più di uno. Lui ovviamente 9, tutta un'altra storia, guardate che muscoli. Mi faceva divertire a me Emanuele Vaccarini, perché sapete che vi dico, perché anticamente lui diceva: io con queste braccia ci pago lì, ci pago. Era divertente, è rimasto un uomo divertente, tenace, in gamba. Sono passati fior fior di anni, cari ragazzi e cari utenti di YouTube. Lui, pensate che aveva modo, io ebbi modo di vedere le sue situazioni quando ci fu la diatriba con Giondo 74. Ma lo conosco soprattutto perché è stato il gladiatore di Avanti un altro, ok? Il gioco televisivo, il preserale di Canale 5, condotto dal buon Paolo Bonolis con la collaborazione del maestro Luca Laurenti. Ecco, come potete vedere è un uomo muscoloso, ma secondo me un pezzo di pane, nonostante la corazza, nonostante i muscoli vistosi, è un personaggio che vuoi o non vuoi sa farsi rispettare, ed è un personaggio con le palle fumanti, non ci sono né santi né madonne che tengano. Ecco, questo vi fa capire il grado di popolarità che ho raggiunto anche in epoche passate. Io ripeto, la mia storia è lunga sul web, io ho una conoscenza di YouTube, di CSI Messenger all'epoca, di MSN Messenger, di Facebook, io conosco bene tutto quello che è stato il web e che è il web, ok? Quindi, detto ciò, io vi ringrazio ragazzi per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, venite a arricchire questo canale grazie alla vostra presenza. Ciao, un saluto caro da Leandro, conoscitore.